Buonasera, sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta, come partecipatissime sono, devo dire, tutte le manifestazioni di Fratelli d'Italia, però devo denunciare qualcosa che non funziona. Allora, è circa la sesta manifestazione di Fratelli d'Italia annunciata, nella quale ci ritroviamo all'interno della piazza dei contestatori. Ora, di media sono 4 gatti, insomma niente di preoccupante. Il punto è che devo capire come funziona la gestione dell'ordine pubblico, perché se l'ordine pubblico consente a questi e di mettersi a insultare Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in mezzo ai sostenitori di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, il rischio che qualcuno possa a un certo punto innervosirsi e che questo possa produrre degli incidenti non viene in mente a nessuno che possa esserci. Allora, la prima volta e vabbè, la seconda volta e vabbè, la terza volta e già ti fai il problema, la quarta volta, la quinta. Stamattina ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto: scusi ministro, ma lei si rende conto che far arrivare dei contestatori che ti insultano, una signorina che mi dava della puttana in piazza, è finita alla 7 intervistata come grande riferimento della sinistra per dire quali sono i toni di questi contestatori, mi viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa diciamo innervosirsi, che possano esserci dei problemi. Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo perché nessuno ha risposto fin qui alle provocazioni, però voglio capire dal ministro Lamorgese, voglio capire da chi gestisce l'ordine pubblico se qui si sta cercando l'incidente per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po' di campagna elettorale. Perché oggi ho chiamato il ministro Lamorgese alla fine di un comizio a Matera, dopo che era successo a Trento, era successo a Genova, a Cagliari, il manifestante è salito, come sapete, sul palco, e insulti anche lì, è successo a Milano, è successo stamattina a Matera, dopo Matera chiamo il ministro Lamorgese. E il risultato qual è? Che a Caserta succede la stessa cosa. Qualcuno mi può rispondere? Perché io vorrei fare una campagna elettorale normale, come è consentito di farla agli altri. E siccome quello che sta succedendo in questa campagna elettorale comincia davvero a innervosirmi, perché in tutto questo noi abbiamo gente incappucciata che assalta i nostri banchetti a Milano, ieri 4 persone a un banchetto a Bologna circondati da 40 anarchici che gli gridavano vi appenderemo tutti. Che cos'è che state facendo? Fateci capire, perché questa voi la chiamate gestione dell'ordine pubblico? Allora, alla prima faccio finta di niente, alla seconda faccio finta di niente, alla terza telefono, alla quarta devo fare una denuncia pubblica e mi aspetto delle risposte, perché manca una settimana dalla fine del voto, il clima sta salendo e io non consentirò che si rovini la campagna elettorale di Fratelli d'Italia perché qualcuno non sa fare il suo lavoro. Mi aspetto risposte, grazie.